Il 19° giro di Toscana internazionale femminile comincia nel migliore dei modi. Nel 20° anno dalla scomparsa di Michela Fanini, la carovana, organizzata da Patron Brunello, prende il via in una bella giornata di sole. Campi Bisenzio si conferma casa del giro e ospita la classica cronoprologo, questa volta non in notturna. Al via oltre 100 atlete e 17 squadre provenienti da tutto il mondo. 2 km e 200 metri il circuito da affrontare lungo le strade del centro di Campi Bisenzio. Fra le cicliste più attese, l'ex iridata Tatiana Guderzo, la statunitense Shelley Holtz, la russa Tatiana Antoshina, l'inossidabile Fabiana Luperini e poi le ragazze della Michela Fanini Record Rocks con l'ucraina Tetiana Rebchenko e la francese Edwige Pitel. La cronometro si conferma serrata e combattuta sul filo dei secondi. Nella prima fase di gara è Barbara Guareschi della Lecce Pollini, guidata dal DS Louisiana Pegoraro, a comandare la classifica con un grande 3.02, ma poco dopo più di mezz'ora dal via il tempone lo strappa Shelley Holtz, anch'essa portacolori della Lecce Pollini, che va a scendere sotto i 3 minuti con 2.57. Risultato troppo importante per essere migliorato. Il brivido comunque nel finale con la polacca Eugenia Bujak, la penultima a partire, che chiude con 2.59 a soli 2 secondi dalla Holtz. Alla statunitense va dunque la cronometro, la maglia gialla di vincitrice di tappa e la rosa per la classifica generale. Dopo questo ghiotto antipasto il giro entra nel vivo. Sabato la prima tappa da Segrumigno a Segrumigno, passando da Porcari, 133 km che promettono di fare selezione.